Ho acquistato due ETB di Pokémon Scarlatto e Violetto 151 e oggi ce ne andiamo ad aprire uno. Andremo ad aprire questo e come potete vedere c'è Snorlax contrassegnato da una sorta di evidenziatore giallo sulla fronte. Questo invece rimarrà qui, sigillato, non si muoverà da casa mia. È un piccolo esperimento, anzi, un piccolo investimento. E perché apriremo proprio questo? Abbiamo avuto bisogno di un assistente. Ho chiesto a Nala di sceglierne uno, ma alla fine era abbastanza indecisa ed è andata da tutti e due annusandoli e leccandoli. E allora ho deciso semplicemente di pesarli e di aprire quello più pesante. E quindi per 5 grammi vince quello che appunto ho contrassegnato con l'evidenziatore giallo. Questo invece è immacolato e rimarrà in collezione. Questo perché credo che 151 sia un set iconico, fin troppo iconico, e che possa assolutamente acquisire valore nel tempo. Stiamo parlando di tutti i Pokémon della prima generazione. E anche se è un prodotto Scarlatto e Violetto, beh, il ragionamento da fare non è sulla nona generazione, bensì sulla prima. Tra l'altro è molto strano perché abbiamo visto e abbiamo fatto la reaction, abbiamo parlato anche qui su YouTube, che alla fine Pokémon Scarlatto e Violetto dovrebbero rimanere i titoli mainline fino al 2025, perché Leggende ZA è proprio in programma nel 2025. Significa un altro anno abbondante di prodotti, non solo all'interno del gioco, ma anche fuori, a livello di merchandising, a livello di carte, su Scarlatto e Violetto e basta. Mi viene un po' difficile pensarlo, però vediamo che cosa accade. Io come al solito vi chiedo un supporto, un mi piace, un'iscrizione, un commento e andiamo ad aprire per l'ultima volta qualcosa di inerente a 151. Poi ultima volta, vediamo se cambia qualcosa nel tempo e arrivano altri prodottini, chissà, ogni tanto qualcosina di piccolino si può fare. Anche perché ad oggi ufficialmente non abbiamo finito il set e al massimo mi toccherà comprare le carte. Eccolo qui il nostro Snorlax con l'evidenziatore in fronte. Questo è quello 5 grammi più pesante e quindi andiamo ad aprirlo perché ovviamente spero che possa esserci qualcosa di un po' più ciccioso rispetto a quello più leggero. Togliamo l'involucro, la confezione, devo dire la verità, è sempre sempre bella, perché la confezione è sempre sempre bella. Abbiamo il nostro librettino dove segnare eventualmente tutte le carte, quelle che servono, quelle che mancano, ma queste cose le mettiamo momentaneamente da parte e andiamo ad aprire l'ETB. E non è nemmeno il primo ETB che apriamo qui sul canale, è il secondo. Il primo è stato proprio quello che ci ha fatto iniziare, no, a collezionare 151. Conoscete tutti quello che c'è dentro, principalmente la carta promozionale di Snorlax, che è molto bella. Tra l'altro Snorlax mi fa venire in mente che ho scaricato Pokémon Sleep e sono curioso di vedere che cos'è. Il resto lo lasciamo da parte, energie, dadi e monete, e andiamo a concentrarci su quelle che sono le nostre 9 buste. E per una volta non voglio lasciare riferimenti, quindi andremo un po' a mischiare queste buste. Non voglio aprire la prima dall'alto, perché ho notato che le prime buste, per dire dalle mini tin, senza mischiarle, aprendo le prime, sono quelle che poi hanno più sorprese. E non vorrei togliermi il bello subito all'inizio, vorrei gustarmelo fino in fondo. Quindi mischiamo un attimino, prendiamo la prima e andiamo ad aprire. Vediamo un attimo, perché abbiamo ancora qualche chicchetta che ci manca e che dobbiamo necessariamente trovare per completare la collezione. Prima energia, ok. Gastly, Paras, Voltorb, Krabby, ne ho tolte due, Firo, Onix, Dragonair. La prima reversa è Pidgey, la seconda reversa è Bellsprout e poi dietro Zapdos, che mi mancava. Assolutamente sì, però c'è un ma, c'è un grande ma su Zapdos, però mi mancava, bene. Dai, siamo partiti con una piccola sculata, possiamo dire così, a livello di collezione, poi ci sarà un asterisco e ve lo dovrò far vedere un po' più avanti. Energia metallo, Rattata, Squirtle, Lickitung, Venonat, Dactrio, Clefable, Tentacruel, prima reverse Haunter, seconda reverse Lickitung, che abbiamo già trovato, no? In questa busta, sì, il secondo Lickitung di questa busta. E dietro abbiamo un Gyarados, è tipo il 150esimo Gyarados che trovo, ma va bene così. Nala, forse avevi ragione te, era ad aprire l'altro e io non ti ho dato retta, ho voluto pesarli, ma avevi ragione te, perché sei andata per prima su quell'altro, poi sei andata su quello che stiamo aprendo.
ma inizialmente eri andata su quell'altro. Vabbè, andiamo ad aprire anche questa terza busta, sempre il codice, giriamo l'energia, che è un'energia elettro, Senshiryu, Seal, Doduo, Tentacool, Sidra, Kabuto, Gloom, bellissimo, questo non ce l'avevo. Non avevo mai trovato Mewtwo e non sapevo neanche che ci fosse Holo Reverso. Questo lo teniamo da parte perché, attenzione, no, è un Weezing Holo Reverso, l'avevo letto qui sotto. E dietro abbiamo, ma non ci credo, da non ho mai trovato Mewtwo e ne trovo due nello stesso pacco. Uno Holo Reverso e uno Holo. Ci rendiamo conto, a parte che questa illustrazione di Mewtwo è, ragazzi, veramente molto, molto, molto bella. Poi vabbè, l'altro giorno parlavamo di quello disegnato da Rush e non c'è neanche da avvicinarsi, perché questo stile qui, ragazzi, questo stile delle carte una volta, ma anche proprio la carta, ma quanto è più bella rispetto alle carte nuove. È tanto più bella, tanto. Vanno via come le bottigliette d'acqua a un concerto d'estate, queste bustine. Bisogna iniziare a invertire questa tendenza, perché fino adesso ancora non si è trovato niente. E diciamo che il pool delle tin, delle mini tin, è nettamente maggiore arrivati a questo punto delle TB. Ma l'unico ETB che abbiamo aperto, poi abbiamo trovato Venusaur. E quindi è stata una bellissima sbustata per tornare ad essere una sorta di collezionista, per ricominciare a collezionare carte Pokémon. Quindi speriamo, ma è incredibile, questi pacchi, doppio Lickitung, doppio Mewtwo, doppio Nidoqueen. E vediamo, qui dietro c'è un'altra reverse, ragazzi, non vengano fuori le carte Illustration Rare, e dietro abbiamo Kabutops Holo. Male, 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 male. Siamo praticamente a metà, sono 9 buste, ne abbiamo aperte 4, ne rimangano 5. Poco meno, perché essendo che sono 9 ed un numero dispari, la metà facciamo fatica a farla a livello di interi. Però diciamo che bene o male siamo arrivati a metà. E fino adesso, vabbè, aspetta, non ho girato questa. E fino adesso non abbiamo ancora trovato niente. L'energia base, Caterpie, Eevee, che è molto bello questo Eevee, Grimer, Weedle, Dragonair, Sidra, Kabuto, Charmander, la prima reverse. Non c'è niente, anche qui non c'è niente e non c'è niente, nulla di niente. Ragazzi, preoccupante, eh? 5 buste aperte e per il momento solo Zapdos EX, che sì, ci mancava, ma qui stiamo aprendo un ETB intero. Io capisco che possa mancare, d'accordo, va bene, però serve qualcosa di più. Un'energia, Magikarp, Oddish, Mankey sempre bello, Meo, Clefable, Tentacruel, Hitmonlee, Caterpie, Meratini e Aerodactyl, che sì, è bello, va bene, d'accordo, però dopo aver aperto 50 bustine tipo, di 151, una roba del genere, non puoi focalizzarti su che bello Aerodactyl. Lo facevo all'inizio e lo ricorderete, il primo ETB che abbiamo aperto mi stupivo un po' di tutte le carte, ma adesso è qualcosa di diverso. Energia, la prima Cosmo Holo, mettiamo qua, dai, da qualche parte, qui. Execute, Clefairy, Machop, Porygon, Wartortle, madonna, ma se trovassimo Wartortle o Squirtle, full art, che mi mancano, eh? Hypno, Poliwrath, la prima reverse Ponyta, Tentacruel. Oh, beh, questo è già un pull. Questo a tutti gli effetti è un pull. Mi mancava, non sono amante, perché non sono amante delle carte EX, così, però hanno un valore e vedo che sono anche abbastanza rare da trovare, quindi d'accordo, questo è il nostro primo pull a tutti gli effetti, lo inseriamo nella sua perfect size e gli mettiamo pure anche un bel top loader per proteggerlo, però sì, non so neanche quanto sia il valore, sono sincero, di questo Kangaskhan EX, comunque adesso lo inseriamo nel top loader e poi vediamo. Ultime due buste
è fino adesso un bottino davvero amaro. Poi è ovvio che se nell'ultima o nella penultima, che è quella che stiamo aprendo, andiamo a trovare un God Pack, ho rischiato tantissimo di spoilerare la penultima busta. Però va bene. Ok, il codice, il trick dovrebbe essere oro anche questa. Sì, energia fuoco olo, la mettiamo da parte. Zubat, Goldin, Nidoran, Ghastly, Gloom, Clefable, Dugtrio, Koffing è la prima reverse, ma rega, non ci posso credere. Krabby e Machamp. E li ho pesati. Li ho pure pesati. Quindi o questa busta è una bomba della Madonna, o pesare non c'entra niente, o addirittura l'altro ETB che lasciamo chiuso sarà qualcosa di incredibile, ma in negativo. Va bene, ultimo pacco. Energia, Shellder, Helix Fossile, Slowpoke, Magmar, Palloncino Gigante, Primeape, Firo, Golda che è la prima reverse, niente ragazzi, non ci posso credere. Rhydon e Dodrio. Che scammata. Porca vacca, che scammata. Cioè, non ci posso credere. Non ci posso veramente credere. Che scammata di ETB. Mi dispiace anche a livello contenutistico, perché non c'è niente. E poi mi dispiace a livello economico, questo magari trovarlo qui dentro, perché è stato un investimento in perdita, diciamo così. Mamma mia. Mamma mia, che brutta roba. Vabbè, e ragazzi, io ritengo questo un segnale. Questo ETB ci sta dicendo: smettila di aprire 151, è finito il momento delle mele, il tempo delle mele, e basta, l'altro tienitelo chiuso in collezione e non romperci le palle. E ragazzi, sempre a tema 151, è arrivato anche questo pacco dove avevo acquistato delle carte singole. In realtà vi avevo già parlato di questo pacchettino, di questa busta che stavo attendendo, ma semplicemente non era ancora arrivata, e ve ne parlavo nel video dove ho acquistato Charizard di 151. Ricorderete che vi avevo parlato di una tin con una sorpresa. Bene, ora quella tin è arrivata e purtroppo vi dico che proprio oggi nell'ETB abbiamo trovato una carta che ci mancava, sì, ma che avevamo mandato a prendere proprio all'interno di questa mini tin. E quindi andiamo a vedere il protagonista. Ok, Hitmonchan insieme a Meo, questi sono i protagonisti. Vi faccio vedere le carte che ho comprato, in realtà non solo 151, poi ci godiamo questa piccola sorpresa. Allora, ecco, non solo 151, perché è nato tutto da qua. Ho visto che questa carta era molto bella e che costava molto poco, e quindi ho fatto l'offerta. A me Cleffa come Pokémon, sì, cioè baby Pokémon, d'accordo, sono carini, però questa carta, ragazzi, mi trasmetteva una calma, un relax, una tranquillità. E poi è molto bello il confronto con la stella, esattamente Cleffa che ha forma di stella, e il cielo stellato, dato che Clefairy e le evolutive vengono dalla luna, e quindi ho deciso di acquistare questa carta. E poi purtroppo c'è Zapdos, dico purtroppo proprio perché Zapdos è il Pokémon che abbiamo trovato invece oggi all'interno. Poi va bene, c'è la moneta di Hitmonchan e tutto il resto, e purtroppo questa è una doppia. E poi abbiamo acquistato Golem, ok? Quindi questa è semplicemente la roba che ho acquistato su Vinted da questo utente che ha detto che segue i video. Quindi ti saluto, dato che starai guardando, e ora sono curioso di vedere che cosa hai messo qui dopo, perché io ho acquistato tre carte, qui ne vedo ben più di tre. In realtà Golem è una delle EX che ci mancava, e quindi io inizio ad andare oltre, perché sono veramente molto curioso.
Ok, questo dovrebbe essere un Pokémon elettro. Vediamo che cosa c'è. Oh, bellino! Ma grazie, beh, questa è solo la prima. Cavolo, un Surfing Pikachu del 25esimo anniversario. Ok, molto bello perché è una rivisitazione del Surfing Pikachu, mi pare che fosse una promo Wizard, Black Star. No, non ci posso credere. Ma sei matto? Sei davvero matto? Un Mew? Ah, è la. Ok, è la. Dicevo, bisogna essere veramente matti. Ok, è quella metallica, che ce l'ho già, ma è molto, molto bella. Devo dire la verità. Infatti, dicevo, ma quanto pesa? Dietro c'è un Zacian di V. Cos'è? Di spada e scudo? Sì, perché appunto ha la spada in bocca. Un Luxray livello X di Corrado si chiama questo capopalestra, se ben ricordo, anche questa del 25esimo di Gran Festa. E dietro quella che dovrebbe essere l'ultima carta, un Lugia V. Molto bello anche questo Lugia V, devo dire la verità. Io, sapete, non sono fan delle carte modern e a maggior ragione di quelle fatte in questo modo, però Lugia c'è poco da fare, Lugia è sempre un gran bel Pokémon. E quindi io ti ringrazio per questi graditi omaggi. È stato qualcosa di molto simpatico, di molto carino da parte tua. Grazie mille per aver inserito queste carte in più, oltre a quelle che avevamo già mandato a prendere. Grazie mille. Fatemi sapere se anche voi avete aggiunto in collezione dei prodotti Sealed di 151, se avete intenzione di farlo per il futuro. Commentate quello che è stato il pull rate del mio ETB qui sotto. In descrizione, anzi nei commenti, lo spacchettamento brutto mi ha un po' fritto il cervello e niente, almeno un like di supporto perché... Beh.